Salve a tutti, sono qui da parte del Minor Team per presentare Millwars. Il nostro gruppo è formato da tre studenti dell'Università di Milano e ci siamo assemblati per questo progetto. Qui ci sono le mansioni che abbiamo svolto all'interno. Millwars è un MOBA 2 contro 2 per PC, Android, iOS e successivamente anche per Xbox One e PS4. Il nostro target è persone dai 12 anni in più con uno stile prevalentemente casual, ma non solo. Il nostro setting è molto ispirato ad Animal Farm ed l'abbiamo sviluppato con l'engine Unity. Ok. Abbiamo di differenze rispetto ai nostri competitor il fatto che abbiamo delle meccaniche delle orde, cioè dei polli ribelli attaccheranno chiunque sia nel loro raggio e spawneranno di tanto in tanto nella mappa, un tempo limite, ovvero i giocatori, anche se non riescono a distruggere la base avversaria entro il tempo limite, comunque la partita finirà. Abbiamo anche un'alta customizzazione del match rispetto ai nostri competitor, ovvero i giocatori, oltre a poter scegliere la partita standard, potranno modificare delle variabili come il tempo limite, il tempo di spawn delle orde, eccetera. Lo score del personaggio è anche basato sull'abilità del giocatore, ovvero il giocatore non avrà influenze negative nel suo score rispetto al dato dai giocatori, dai suoi compagni. Essendo un MOBA, la cosa importante per noi è che il nostro gioco sia rigiocabile per un lungo periodo e che i giocatori non diventino anziani troppo velocemente. Per fare questo faremo degli update ogni 2 mesi con un nuovo champion e delle nuove skin. Avremo una progressione di livello esterna al match per il giocatore, in cui salendo di livello sbloccherà degli slot in cui saranno possibili inserire degli oggetti che aumenteranno le statistiche del champion all'interno del match. Avremo anche che i nuovi champion, che saranno appunto introdotti dagli update, saranno sbloccabili con le minor coin, ovvero una valuta interna al gioco che è ottenibile completando le partite. Al momento abbiamo finito la fase di prototipazione, quindi abbiamo una demo giocabile, e il nostro budget totale è di 777.868 euro, un tempo di market di 7 mesi per PC e mobile e di 19 per la console. La nostra richiesta è la copertura del 60% dello sviluppo, del budget di sviluppo, delle spese di marketing e da definire la divisione dei profitti. Qui abbiamo la timeline. Quindi, ricapitolando, abbiamo degli animali che combattono tra di loro in una giornata di sole, un setting abbastanza originale per un MOBA, delle meccaniche innovative che però non sprecano troppo tempo, un budget totale di 767.868 euro e delle finestre di rilascio per PC e mobile del secondo quarto del 2018 e per PS4 e Xbox One il secondo quarto del 2019. Grazie per l'attenzione e ecco qui il video. Day, folks, do you still remember the story about the first farm revolution? Yeah, there was a quiet time 20 years ago when farms were in peace with each other and one farm made an historical revolution and those farm inhabitants kicked out the humans from their homes. But, you know, now a lot of farms have their freedom. Power to animals, am I right? Anyway, not all the farms were pacifist, and the fights between them become really frequent. And there you are, stranger, called to fight their battles, but for your own causes. Are you ready for this? Fight. Chickens. Orcs. Silos.